PM hanno chiesto pene dure per i responsabili della trattativa Stato-mafia. Magistrati autonomi, coraggiosi, molto competenti, che hanno cercato, in applicazione totale della Costituzione, la verità su una delle pagine più buie della nostra Repubblica. Alla magistratura giudicante spetta emettere la sentenza. Certo, fa inquietudine pensare che un intero ufficio di procura delinei con così puntualità uno scenario in cui ci sia stata una trattativa tra pezzi significativi di Stato e Cosa Nostra, tra cui i vertici di un raggruppamento fondamentale dell'Arma dei Carabinieri, il fondatore di Forza Italia e quello che poi è stato per lunghi anni il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ovviamente ognuno con le sue responsabilità, così come individuato dalla Procura. Io credo che questa è una pagina davvero buia del nostro paese, perché al di là delle responsabilità penali, lo scenario che viene fuori da questa requisitoria è davvero inquietante. Un paese in cui le deviazioni sono arrivate ai vertici dello Stato, in cui probabilmente Paolo Borsellino, Emanuela Loi e gli uomini della scorta sono morti perché andavano in direzione ostinata e contraria verso la ricerca della verità, mentre altri che dovevano lavorare insieme a loro per la ricerca della verità trattavano con Cosa Nostra. E probabilmente da quella trattativa è venuta la pagina recente politica e istituzionale di parte della nostra Repubblica. Quindi vediamo che cosa deciderà la magistratura autonoma, la magistratura giudicante nella sua autonomia, ma per quanto mi riguarda questa requisitoria ricostruisce un quadro di verità assolutamente devastante. Ripeto, al di là delle responsabilità penali, quei fatti credo non possono essere cancellati. Il procuratore generale Riello, nella sua relazione, ha detto che l'egemonia culturale a Napoli e anche in Campania è in mano ai delinquenti. Lei è d'accordo? Non sono d'accordo, la trovo profondamente ingenerosa nei confronti della stragrande maggioranza dei napoletani che hanno scelto di riscattare questa comunità attraverso la cultura, sono diventati protagonisti del loro destino e sono le vittime di pochi delinquenti. E poi condivido invece l'analisi di tutti, del procuratore generale, del presidente della Corte d'Appello, ma di tutti davvero, che quella minoranza pericolosa, grave, allarmante, che non va sottovalutata, la dobbiamo sconfiggere tutti insieme. Io sono il primo a dire che c'è bisogno di più Stato per non interrompere questa rivoluzione culturale che solo noi sappiamo che cosa ci costa ogni giorno, da dove siamo partiti e dove stiamo andando. Quindi credo che oggi l'egemonia culturale a Napoli è fatta dalle tante associazioni, dai tanti comitati, dai tanti studenti, dai tanti movimenti sociali, dalle tante donne e uomini delle istituzioni che sono l'egemonia culturale di Napoli. Io non vedo questa pagina così cupa, né vedo una Napoli al capolinea che si deve riscattare. Napoli si sta già riscattando, ci vuole il contributo di tutti e probabilmente un senso anche di autocritica da parte di tutti. Io lo faccio ogni giorno questo esercizio, anche perché se un giorno mi dovessi distrarre, ci siete voi che me lo ricordate. Quindi io da questo punto di vista faccio un esercizio di cui, come dire, ne sento profondamente la necessità e attenzione. Ma credo che oggi l'auspicio più grande deve essere quella dell'unità di intenti per consolidare il cambiamento in città, anche perché altrimenti ci sarebbe una visione contraddittoria da quello che ha introdotto il Presidente della Corte d'Appello e ha affermato lo stesso Procuratore Generale, che abbiamo i reati in sensibile diminuzione e in sensibile diminuzione rispetto alle altre città. Quindi dovremmo parlare di un paese che al capolinea, di in Europa è al capolinea. Non credo che questo sia il messaggio, anzi io credo che il messaggio forte deve essere: stiamo tutti vicino sempre di più a tutti quelli che ogni giorno ci mettono corpo, cuore, anima, vita, sacrificio,
per il bene comune, che non si arrendono e che hanno bisogno, così come quando il ministro dell'interno ha detto non ho condiviso quando ha fatto l'equiparazione baby gang terrorismo, oggi sinceramente sentir dire che una minoranza sparuta, pericolosa, che non va sottovalutata ma nemmeno sopravvalutata, rappresenta l'egemonia culturale di Napoli, sinceramente si fa un torto a questa città. Però appunto il dato società civile che non reagisce a sufficiente a questo scenario. No, io non sono d'accordo invece, perché vedo tantissimi ragazzi che si sono schierati, cortei, manifestazioni, scuole impegnate, associazioni, non vi sto a far vedere le tante richieste che sono venute in questi giorni di iniziative che si vogliono fare, semmai quello che condivido, perché lo dice spesso il questore, lo dice il procuratore generale, lo possiamo dire tutti, che chi vede deve denunciare, chi vede deve parlare, ma non mi sento di dire che Napoli è una città omertosa. Bisogna anche comprendere chi magari ha paura, chi magari non vede un controllo del territorio così ferreo come dovrebbe essere, tant'è vero che da anni diciamo che ci vogliono più donne e uomini delle forze dell'ordine, e finalmente il ministro dell'interno ha messo anche lui, così come c'è sicuramente più videosorveglianza, ma non mi sento di ritenere che ci sia omertà. Anche negli ultimi vicende gravi c'è stata una collaborazione da parte della cittadinanza, quindi io ho fatto anche il magistrato, l'ho fatto in Calabria, l'ho fatto a Napoli, ho seguito per tanto tempo dal di dentro, non c'è omertà, semmai bisogna chiederci quando non c'è un elevato numero di denunce, evidentemente pure lo Stato si deve un po' interrogare su questo, chiedere alle persone di denunciare, la certezza della pena, essere credibile come rappresentante dell'istituzione. A me preoccupa un po' un dato che è stato detto un po' tra le pieghe: 12.300 circa sentenze passate in giudicato non eseguite, di cui ogni sentenza riguarda più imputati, cioè parliamo di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di persone condannate in via definitiva che non vanno in galera, cioè, e qua forse un po' più di autocritica farebbe bene a tutti quanti. Sindaco, in questo contesto le sanzioni alle famiglie, come ha detto sempre Riello e come aveva paventato anche i Minniti, no? Sì, questo l'ho detto anche io, la sanzione è molto lieve, è una sanzione davvero irrisoria, e sono assolutamente d'accordo che si deve intervenire in maniera molto molto più efficace. Sì, no, e i reati commessi ai minorenni sono in calo secondo quanto hanno detto, secondo lei se insomma, questione emergenza baby gang c'è o è stata Ma l'ho detto prima, mi sembra assolutamente evidente che ci troviamo di fronte a un calo, è stato segnalato, quindi non è un fatto solo napoletano questo delle baby gang, mi pare nazionale, semmai come più volte abbiamo detto c'è una manifestazione di questi fenomeni che ha un po' una sua originalità rispetto agli ultimi tempi, una certa aggressività, e questo sicuramente è stato sottolineato e l'abbiamo detto più volte, ma non mi sembra che ci troviamo di fronte all'emergenza Napoli, non c'è un dato statistico, anzi sono addirittura in diminuzione, quindi vuol dire che sicuramente bisogna investigare che cosa sta accadendo, capire perché c'è una violenza certe volte gratuita, ma sicuramente che ci sia stata un'amplificazione spettacolaristica sull'emergenza Napoli mi sembra un dato evidente. Purtroppo ogni giorno reati gravi sono in tutta Italia, quantitativamente ci sono più in altre città, e da questo punto di vista noi però abbiamo colto questo momento di difficoltà per unire ancora di più le forze, da quelle istituzionali, quelle sociali, quelle culturali, quelle investigative e quelle giudiziarie. Insomma, unità di intenti, secondo me questo è il messaggio forte che ho colto in alcuni passaggi le relazioni, e ho molto apprezzato la reazione del Presidente della Corte d'Appello che mi è sembrata particolarmente equilibrata. Grazie. Grazie.